Quello di Gennaro Tutino è solo il quarto sigillo che il sindaco di Cosenza decide di conferire. Una rarità, soprattutto se si pensa che il primo sigillo è stato conferito alla Madonna del Pilerio. Che Tutino allora sia probabilmente l'uomo del momento a Cosenza è abbastanza chiaro. Sulla sua permanenza però esiste più di un dubbio. Per lui però il Cosenza è al primo posto. E tutta la gente qua, i tifosi, appassionati, i bimbi mi chiedono di restare, come io già ho detto, c'è il Cosenza al primo posto, anche perché il presidente ha il coltello dalla parte del manico, lo sapete tutti. Sapete, è inutile stare qui ora a dire quanto io ci tenga, quanto sono legato e affezionato, abbia il senso di appartenenza, diciamo, importante. Quindi ora c'è da aspettare. La palla passa quindi al presidente Guaraccio, che dà qualche garanzia, ma ovviamente non l'assoluta certezza. Noi l'anno scorso abbiamo fatto bene. Potevamo fare meglio, diciamo, ora inutile stare a dire ma perché, per come, ora siamo il settimo anno che siamo in Serie B, quest'anno vedremo di fare le cose bene, io penso che le cose bene stiamo lavorando perché li facciamo insieme a tutti. Dal sigillo del comune a quello su un contratto il passaggio non è ovviamente immediato, ma l'investitura arriva anche dal primo cittadino. Insomma, il sigillo, l'investitura e il sogno. Mi pare che tanto il presidente quanto Gennaro hanno detto chiaramente che si lavora, ma si lavora seriamente in questa direzione. Io credo che ci sono tutte le condizioni perché, al di là delle valutazioni naturalmente economico-finanziarie che deve fare la squadra, perché Gennaro resti qui a Cosenza e possa contribuire veramente a realizzare quel sogno che è il sogno di tutti noi cosentini, della Cosenza sportiva, che vuole andare nella massima serie. Non ne facciamo mistero, lo abbiamo detto, lo sosteniamo e credo che se lo meriti la città, se lo meriti la nostra bellissima provincia, se lo meritano i nostri bravissimi, bellissimi e appassionatissimi tifosi.